Questa settimana su ANN, la Chiesa Avventista condanna un atto di violenza in Pakistan. Concludiamo l'aggiornamento sui lavori dell'ultimo Consiglio di Primavera della Chiesa Mondiale. E si è svolto nei pressi di Bassano Romano il secondo raduno nazionale degli Scout AISA. Queste notizie e altro ancora, a fra poco! Benvenuti su ANN, un servizio della Chiesa Avventista Mondiale in collaborazione con il Dipartimento Comunicazioni dell'Unione Italiana. Il 15 aprile, presunti terroristi hanno aperto il fuoco davanti alla Chiesa Avventista di una città pakistana, uccidendo 2 persone e ferendone 8. Una delle vittime era il figlio 18enne di un membro di Chiesa. I leader dei principali partiti politici del paese hanno condannato il brutale attacco rivendicato dall'ISIS. In una dichiarazione anche la Chiesa Avventista ha condannato l'attentato e ogni forma di violenza. Desideriamo vivere in pace, aiutare i nostri vicini e le persone bisognose tramite programmi di servizio e di assistenza, si legge nel documento. Alcuni giorni fa si è concluso il Consiglio di Primavera della Chiesa Avventista Mondiale. In una riunione il direttore delle pubblicazioni ha svelato quale sarà il libro missionario del prossimo anno. Si tratta di Speranza per le famiglie di oggi ed è stato scritto dai responsabili dei ministeri della famiglia della Chiesa Mondiale. Nel 2019 ricorreranno i 100 anni di questo dipartimento che si prende cura delle famiglie. Se ogni membro di Chiesa donasse un libro a settimana, ha detto il direttore delle pubblicazioni, in un anno si distribuirebbero 1 miliardo di copie. Nel 2017 Missione Avventista ha aperto 80 nuove chiese e 15 centri di speranza nelle città con oltre 1 milione di residenti. Più della metà della popolazione mondiale vive nelle metropoli. Per questo la Chiesa Avventista ha potenziato il suo raggio d'azione urbano, soprattutto attraverso i centri di speranza, per dare ai membri di Chiesa la possibilità di connettersi con la comunità locale e offrire accoglienza, servizi sanitari e umanitari, attività per i giovani e anche istruzione. Infine, durante l'ultima presentazione al Consiglio di Primavera, ADRA Internazionale ha presentato le attività dell'ospedale di emergenza aperto in Iraq. La clinica è la prima nel suo genere e ha un bacino di utenza di 100.000 persone. Dalla sua inaugurazione, a maggio dello scorso anno, la struttura ha accolto più di 40.000 pazienti. Un medico ha raccontato l'esperienza di una madre arrivata nella clinica con il figlio malnutrito. La donna era rimasta sola dopo l'uccisione del marito. Grazie alle cure il bambino si è ripreso e sta bene. La mamma è ora un'impiegata di ADRA e si occupa della cucina e delle pulizie nella clinica. E ora una breve pausa. Ci rivediamo tra poco. L'acqua d'un folle va, tanta l'aria sa da cambiare. Ma poi quando chiova, l'acqua d'un folle va, tanta l'aria sa da cambiare. Bentornati. Dio ha scelto te è il tema del secondo raduno nazionale degli Scout AISA che si è tenuto al BP Park di Bassano Romano dal 27 aprile al 1 maggio. 1200 ragazze e ragazzi provenienti da tutta Italia hanno partecipato alle numerose attività programmate e vissuto momenti spirituali, guidati da un ospite di eccezione, il presidente dell'Unione Italiana. Guardiamo insieme il servizio di Hope Channel. We'll be right back.
Sabato 14 aprile il Bibbia Festival di Cesena ha dedicato il pomeriggio ai più giovani. Un esponente della AOSL ha proposto uno studio di due società che coabitano con l'uomo e ne determinano in modo significativo la quotidianità: le api e le zanzare. Conoscere il mondo alternativo di queste piccole tribù aiuta ad apprezzare il creato per difenderlo e gestirlo in modo responsabile. 125 ragazzi del quartiere hanno ispezionato i pozzetti delle strade per verificare la presenza di larve di zanzara. Poi, con l'aiuto di un apicoltore, hanno potuto vedere come è organizzato un alveare che ospita fino a 80.000 api. Dal 1 aprile, dopo 210 anni di servizio, la Società Biblica Britannica e Forestiera ha interrotto la sua attività in Italia. La crisi dell'editoria e le difficoltà economiche sono alla base della decisione. La SBBF, ha detto il direttore, con il suo impegno di diffusione della Sacra Scrittura ha contribuito alla crescita della nazione italiana sin dai tempi del Risorgimento, del Regno d'Italia e della Repubblica Italiana. Se la SBBF chiude, la Società Biblica in Italia continua, in misura ridotta, l'attività di promozione della scrittura e di sostegno alla sua diffusione. E andiamo in Bangladesh, dove le chiese avventiste hanno organizzato una campagna nazionale in occasione della Giornata Mondiale dell'Autismo. Parate, tavole rotonde e visite alle famiglie di bambini autistici hanno permesso di sensibilizzare e informare su questa malattia in netto aumento nel paese e promuovere accoglienza e inclusione. Come Chiesa, ognuno di noi deve fare il possibile per incoraggiare l'accettazione, la comprensione e l'amore per questi bambini, ha detto la responsabile nazionale dei ministeri avventisti per i bisogni speciali. Siamo arrivati alla fine del nostro giornale. Grazie per essere stati con noi. Vi aspettiamo la prossima settimana con nuove notizie dalla Chiesa Avventista italiana e mondiale. Nel frattempo seguiteci anche su Facebook e Twitter con notizie, foto e video sempre aggiornati. Prima di lasciarci, vogliamo dedicarvi un messaggio spirituale che questa settimana si trova nel Libro dei Salmi, capitolo 103, versetti da 2 a 5. Il testo dice: «Benedici, anima mia, il Signore, e non dimenticare nessuno dei Suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, risana tutte le tue infermità, salva la tua vita dalla fossa, ti corona di bontà e compassioni. Egli sazia di beni la tua esistenza e ti fa ringiovanire come l'aquila». Ora è proprio tutto e ricordate che ci trovate su news.avventisti.it con notizie sempre aggiornate. Alla prossima settimana e che Dio ci benedica.